quello che si dice Hatha Yoga, lo yoga primordiale, oppure Dzogchen, grande perfezionamento. That which is called Hatha Yoga or Dzogchen, meaning the great perfection. Noi comprendiamo, concludendo tutto, si dice Ji e Lam e Jebu, le base e la via e il frutto. We understand that as globally meaning including base, path and fruit. Questo è vero, Dzogchen, e vuol dire, si dice Zhengzhen e me si dice, non è separazione delle base e del frutto, e quello sarebbe il nostro stato primordiale. And our primordial state is said to be jinde jurme, that's to say that base, path and fruit are not separate. Questo vuol dire che non è qualcosa da produrre, che si chiama il frutto. That's to say that that which is called the fruit is not something which has to be produced. Il frutto è sin dal principio quello che è. Proprio uno entra, uno trova nel questa conoscenza e si chiama il frutto. The fruit, one's primordial state exists right from the very beginning. Entering into that we call the fruit. Ma è per comprendere questo principio. E quando uno comprende, allora, per sviluppare, trovare vero manifestazione in questo stato, quello si chiama Lam Dzogchen, e Dzogchen della via. So what we mean by the Dzogchen of the path, Lam Dzogchen, is entering into and applying the primordial state, which is our base from the very beginning. Di solito quando noi parliamo dell'insegnamento Dzogchen, e più o meno la nostra idea sarebbe questa, Lam Dzogchen. So when we talk about Dzogchen, the idea we have in mind, generally speaking, is this Lam Dzogchen. Lam Dzogchen c'è un suo scopo e sarebbe la conoscenza del nostro vero stato. And the goal, the aim of this path, Lam Dzogchen, is to find ourselves in our own primordial state. Quella non si trova nell'insegnamento, ma si trova in noi. And that which we have to find ourselves in isn't something to be found in the teaching, but in we, us, ourselves. Quindi è Lam Dzogchen, la via del grande perfezionamento, è come un chiave per scoprire questo, per aprire. So Lam Dzogchen, the path of Dzogchen, is like a key to open our own self up to ourselves to enable us to discover this primordial state. Quando parliamo delle basi, noi diciamo tre saggezze primordiali già spiegato, l'essenza e la natura e energia. When we speak about the base, we speak about the three primordial wisdoms we've already talked about, which are essence, nature and energy. Quello abbiamo detto, deve comprendere anche questo, quello che si dice, tre corpi. And one has to understand these as the three bodies. Se noi non comprendiamo quello che si dice, il tre stati, tre corpi della base, e non comprendiamo anche quello del frutto, if, vero? If we don't understand what we mean by the three bodies of the base, then we won't understand the fruit, the three ecco, bodies perché, of the fruit. Perché questo si chiama Jindayame, vuol dire non la separazione della base è quella del frutto. Because this is what we mean by this phrase jinde jurme, which means not the non-separation of the base and of the fruit. Per comprendere questo, allora ci abbiamo la via e consiste quello che si dice il tawa e gamba e cepa, il modo di vedere e la pratica e attitudine. So to bring about this understanding of the base, and we have the path, which is divided, which can be categorized as having three parts: tawa, gompa, chopa, the view or vision, the practice, and the conduct or attitude. Queste tre principi, anche se uno e comprende bene con le tre parole di Garab Dodge, e anche si può comprendere bene Tawa Gompa Chopa. You can understand Tawa Gompa and Chopa also very much in relation to and through the three words of Garab Dorje. Ricordate quello che prima parola di Garab Dorje è quello che dice introdurre diretto. You'll remember that the first word of Garab Dorje was direct introduction. Questo introdurre è diretto e può venire con la conoscenza per proprio stato primordiale. Che cosa si tratta?
So through this direct introduction, an individual is brought to understand what this primordial state is all about. Ecco, così attraverso, anche avendo esperienza delle vari tipi di gnam, che così si scopre quella presenza dello stato della ripa. And through the various types of gnam or experience, one comes to know, one comes to be able to clearly distinguish the gnams or experiences from the state of Rigpa itself. Poi ci abbiamo il secondo, quello che si dice, non rimanere in dubbio. Then there's the second word of Garbh Dorje, which is not remaining in doubt. Questo è legato tutto con quello che si dice gamba, e gamba vuol dire quella conoscenza, vero quello che ha avuto e trovare nel questo stato, questo è, si chiama gamba. Eh? So then you have the second word of Garbh Dorje, not remaining in doubt. This is linked to the second aspect of the path, which is gompa, actual practice, and it, through these actual practices, one not only knows about the primordial state, but or the state of Rigpa, but finds oneself actually in it. Parola in tibetano, quello che si dice gompa, di solito traducono meditazione, contemplazione, un po' di tutto. Generally speaking, this word gompa, the Tibetan word, is translated as meditation, contemplation. It's translated all sorts of ways. La conoscenza nostra di solito della meditazione è usato più quello che fanno la via e la mente. But what we generally mean by meditation is something connected with a path involving the mind, the reasoning mind. Cioè vuol dire che uno crea nella mente, costruisce qualche cosa, e ragionando e allora fa qualche cosa, quello sarebbe meditare. And so, strictly speaking, meditating means a practice of a kind working with the mind, with the reasoning mind, creating something. So there's it can involve mental construction or reasoning. Qualche volta noi diciamo meditare, non c'è nulla da meditare, questa è meditazione è migliore, si dice. There's a saying which says, the meditating which has nothing to meditate on, that's the best kind of meditation. Allora, sembra, diventa quasi un gioco di parola. And that might seem to be just a play of words. Ma questo vuol dire che trovare al di là del qualcosa, concetto da meditare. But what it really means, it has a real sense, and that means finding oneself beyond any kind of concept that one is meditating. La conoscenza del questo noi allora chiamiamo contemplazione. And to distinguish that which is beyond meditation, we call it contemplation. Non è più una via della mente, ma vuol dire che è la via e trova nello stato della Rigpa. And this contemplation is no longer something to do with the path of the ordinary reasoning mind. It's something to do with the state of Rigpa, the nature questa, of the mind. Questo è quello che si dice di solito, non rimane in dubbio, seconda parola di Garbh Dorje. And so this is what the second word of Garbh Dorje, not remaining in doubt, really means. Magari abbiamo presentato tanti modi di fare la pratica, anche vari tipi di Sanzen. Maybe we presented many types of practice, including various semzin. Tanto anche può avere 100, anche può essere solo uno. Tuttavia uno deve comprendere qual è lo scopo e dove deve arrivare. It might be that there are 100 ways of different practicing, but you must of different ways of practice, but one should never forget that what the real arrival point, the goal of it is. Ecco, questa è vuol dire gamba. So this is what gompa means. Non si intende nell'insegnamento Dzogchen Gompa è qualcosa a costruire, fare particolarmente, ma è semplicemente trovare nel questa conoscenza e si continua. So in the Dzogchen teaching gompa doesn't mean doing anything in particular. It means finding oneself in whatever circumstances one is in this state, the primordial state. Tawa e gompa e chopa di solito diventa quando noi spieghiamo e diventa una specie di concetto. Tawa, gompa and chopa, when we explain them, become a kind of concept. Allora, e questo è per non rimanere, diventare un concetto, e noi facciamo, quando fa introduzione, anche facciamo introduzione del tawa, gompa, chopa. So, when we introduce these concepts, tawa, gompa, chopa, also there is a particular introduction, that you can say, of those three. Ecco, che cosa in questo caso si dice?
Che cosa è il Tawa? So then, supposing you say, what is the Tawa, the view? Vuol dire, è proprio la nostra condizione, la conoscenza al di là del qualsiasi limiti, qualsiasi concetto, anche al di là dell'esperienza, di vari tipi di gnam. So it's our state of knowledge beyond all limits, beyond concepts, and also beyond any kind of experience, any kind of gnam. Ecco, dice, ecco, questo è vuol dire lo stato della Rigpa, questo vuol dire lo stato del Dharmakaya. So we say this is the state of Rigpa, this is what the state of the Dharmakaya means. Allora, quando uno trova nel questo conoscenza, che continua nel questo. So when one finds in oneself in that state of knowledge and continues in it. Come deve continuare? Deve continuare attraverso la chiarezza. How should one could continue? One should continue through one's clarity. Perché quello che è detto si dice cada sin dal principio pura è un stato. Because that which we say is right from the beginning kada, kata pure is a state. Questo stato si manifesta oppure uno nota attraverso esperienza. And this state manifests and can be noted by one as manifesting through the experiences that arise. Esperienza è qualsiasi cosa sia è quello che si manifesta attraverso il nostro contatto con i sensi, eccetera, e si dice una parte della chiarezza. So all these experiences which can arise, say, through our sense contacts, these are all said to be a part of clarity. Allora può avere tanti tipi di chiarezza che può avere attraverso l'esperienza pratica. So through experience in practice one can have very many types of clarity. Ecco, uno applica e uno cerca di avere questo genere, diversi tipi di esperienza, si chiama gompa. So gompa means applying various kinds of practice and arriving at various different kinds of experience. Anche non è necessariamente uno è fare tanto quadrato, uno è programmato un tipo di pratica. Nor does this gompa have to be something kind of limited, a kind of whole programmed or planned practice. Basta che uno non è distratto, è anche presente nel quel momento, qualsiasi pensiero che sorge, e uno nota che è parte della chiarezza. It's enough just to be present, and then whatever one notes, whatever experience is arriving in one's state of presence, and that is part of one's clarity. Uno è, non è distratto, è proprio è presente nel questo stato, continua questa è presenza, e si chiama gompa. So, being present without being distracted, with that presence we can call gompa. Ecco, qualunque pratica che facciamo anche una cosa complicata, la verità, senso, conclusione è questo. So no matter how complicated a practice we may be doing, the real sense of it, the real inner meaning of it, is this gompa. Quando uno comprende questo, allora c'è modo di integrare qualsiasi nostra parte della chiarezza, integrare con la pratica. When one really understands this, one can integrate whatever part of our clarity it may be that is manifesting into our practice. E poi abbiamo quella che si chiama chopa, attitudine. So then there's the third aspect of the path, what is called chopa, conduct or attitude. Vero senso del chopa, che cosa vuol dire? Per introdurre la conoscenza. So to introduce the knowledge of what the real meaning of this chopa is. Attitudine, chopa, vuol dire qualcosa è legato con nostro l'esistenza. The attitude or chopa is linked to our existence. Nostro movimento e contatto con il corpo, con la voce e con la mente. Our movement and our contact with body, voice and mind. Quindi adesso questa è conoscenza, questa presenza con la chiarezza integra con qualsiasi cosa della nostra l'esistenza. So our state of knowledge, our presence with clarity has to be integrated into whatever it is that we do in our lives. Ecco, questo è, si dice, principio del chopa del Dzogchen. And this is the principle of the chopa or conduct of Dzogchen. Quando riguarda la nostra attitudine, allora di solito notano con tre principali. As regards the chopa, one notes it with three principles. Cioè, si dice
quattro principali momenti principali. That's to say, there are four principal moments of our activities. Ecco quello che si dice. Sa, cio, nie, du. Durante quando si mangia, durante quando Eating, si dorme, sleeping, e quando, durante quando cammina, we walk, e durante quando seduto. And when we're seated. Allora, e qualsiasi cosa, nostra attitudine che svolgiamo è legato con questi quattro momenti. So whatever we do with regard to our attitude or conduct is linked to those four characteristic moments. Se noi ci abbiamo nostra presenza, quella qualsiasi cosa non ha distratto o non ha condizionato dal nostro giudizio. So if whatever we're doing is not conditioned by mental judgment or reasoning. E ci abbiamo questa presenza che integra nel questo stato, questa condizione, qualsiasi momento, qualsiasi attitudine, quella che è presente, allora uno si trova nel giovane del Dzogchen. So if one's not distracted and one integrates whatever it is that one is doing into one's presence with its clarity, then what you're doing is carrying out the conduct of Dzogchen. Ecco, questo è nella via anche, è proprio il principio di quello che si dice, applicazione del caratteristico del tre stati, del Dharmakaya, Sambhogakaya e Nimanakaya. So this is the application on the path of what are called the three states of Dharmakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya. E la cosa più difficile è per integrare. The most difficult thing to do is to integrate. Ma il principale sarebbe prima di tutto è la conoscenza. But the principal thing is to have the state of knowledge. Nell'insegnamento Dzogchen molti molti antichi testi che consigliano, dice, non è principale meditazione, ma principale è comprendere. Many ancient Dzogchen texts say the principal thing is not meditation, but the principal thing is to truly understand. Allora, comprendere, e non si intende comprendere intellettualmente. But this true understanding doesn't mean understanding intellectually. Magari prima è comprendere con intellettuale, ma poi applicando la pratica uno entra la conoscenza concreta. Maybe one does first understand through one's intellect, but then one has to enter really and truly concretely in practice. Così possiamo avere un'esperienza della conoscenza è vero, concreta, diretto. Then we can have a real, direct, true experience in of this state in practice. Ma quello dipende molto è con la pratica. But that depends a great deal on our practice. Se uno non fa la pratica, non cerca di trovare veramente nel stato dell'esperienza, applicando la pratica, è solo conoscenza intellettuale. If one doesn't apply the practice, if one doesn't through that practice enter into this primordial state, then it all becomes mere intellectual knowledge. Allora dice, prima dice, non è principale la meditazione, ma è comprendere. So that's why it said meditation isn't the principal thing, but true understanding is the principal ma thing. Ma dopo di questo, allora vengono, se uno non ha applicato, quali sono, se non ha praticato, qual è il suo difetto? But then, if one hasn't entered into practice, then what is one's defect? Che esiste una serie di esempi per far capire che uno deve praticare davvero. Then there are a whole series of examples given which show that you must actually practice. Io non mi ricordo tutti questi esempi che esiste nel Dzogchen Upadesha, che spiegazione. I can't remember the explanations in the, all of them that there are of these defects in the Dzogchen Upadesha. Uno dice, per esempio, dice un padrone che ha tante ricchezza e che tante cose per mangiare, per esempio. One talks about a householder, an owner who has many much riches and owns a lot. E poi c'è un cuoco che parla tanto delle buone cose da mangiare e
tutti qualità di vari tipi di piatti, eccetera. And there is also a cook who loves to talk about all the wonderful things to eat and all the different dishes he knows how to cook. Allora, gente che devono mangiare si vede, padrone possiede questa ricetta. People look, they see that the owner has all those riches. Il cuoco che parla tanto piatti e che ce l'ha questa conoscenza, fantastici piatti che sa cucinare. And the cook has this incredible knowledge of all the dishes he knows how to cook. Ma e se non ha mai cucinato? But suppose this cook has never cooked anything. Quelli solo si sente tanto qualificazione del cibo e del cuoco, ma non c'è qualcosa da avere concreto. And what the problem is here is that one keeps hearing so much about all these fantastic types of food, fantastic dishes, but nothing's ever cooked. La conoscenza che non ha applicato è così dice. And it's said that knowledge which is not applied is like a non-cooking cook. C'è un altro esempio, dice, che uno conosce tutto categorie di malattia e come si cura. And then there's another example which says, suppose somebody knows about all the various types of illnesses and how to cure them. Anche uno vive dentro una stanza piena di medicina di tutti qualità. And lives in a room full of every possible kind and quality of medicine. Ma la verità è quello che vive dentro e lui è malato. But the truth of the matter is the guy who lives in that room full of medicines is sick. Ma sa che c'è tante cose di medicina fantastici. E tutte queste spiegazioni della medicina è anche fantastico. He knows all these explanations of medicine, he possesses all these medicines. E uno e muore con questa conoscenza nel mezzo dimensione delle tutte qualità delle medicine. But living in his dimension of, living in the midst of his dimension of knowledge of medicine and in his possession of so many medicines, he dies. Ecco, dice che non ha applicato una conoscenza è come questo. So they say, having knowledge but not applying it is like that. Ce ne sono tanti esempi come questi, io non so, non posso ricordare. I can't remember them all, but there are a lot of explanations like that. Tanto voi potete avere idea che cosa vuol dire questo. But you can get the idea from these examples of what they all mean. Quindi in questo caso è molto importante applicare ogni esperienza per far sorgere esperienza, questa altra verso esperienza anche entra e si sviluppa questa conoscenza. So you can understand from this how important it is to have all these various means which enable one to have all the various experiences and how through the various experiences one can enter into the actual state of Rigpa in real practice. Per queste cose allora ci abbiamo tanti tipi di pratica anche necessario fare tipo come ritiro. And so we have all these various kinds of practices and in order to carry them out it's necessary for us to do retreat. Ci sono delle pratiche che si può fare una cosa mezzo la gente, pratica collettiva, ma ce ne sono molte cose come abbiamo parlato tipo come yoga che deve fare da soli per molti giorni con l'esperienza concreta. So there are many practices that one can do in front of other people, but also as we've explained here, there are some practices which have to be done by yourself, such as the yugu practice, the practice with the channels. Ecco, queste sono quelle che si dice parte della chiarezza e riguarda sulla via e sul livello delle Sambhogakaya. So these are part of clarity, and as far as the path is concerned, they are the Sambhogakaya level. E così si sviluppa proprio la nostra conoscenza. And through that we develop our state of knowledge. E dopo, quando c'è abbastanza, uno non rimane in dubbio e c'è la capacità di questa conoscenza concreta, allora deve integrare questo con la nostra esistenza. So then, when we no longer have any doubt, we have sufficient experience of the lived state of knowledge, then we have to integrate that with whatever we encounter in our lives. Quando uno trova nel questo stato, questa condizione, possibilità di avere integrazione, allora in quel momento non è necessariamente fare un ritiro riservato. So when one's reached a point where one can
have this lived state of knowledge and integrate with whatever one's doing in one's life, then one doesn't have to live within the limits of a retreat. Questo vuol dire cerpa, parte del cerpa. And not living within those kind of limits is quando, what we mean by cerpa. Quando si dice sul livello delle tre copi, si dice nirmana kaya, vuol dire allora ci troviamo nella condizione nostra, anche condizione relativa, concreta. So when we speak about the three bodies of the path, this is the nirmanakaya, because it means that we're able to integrate ourselves with, in practice, with concrete, with everything that manifests concretely to us in our lives. Uno è consapevole del quale è nostra condizione. One is aware of what our actual condition is. Allora, avendo questa presenza, tutte le cose si integra con questo. And having that lived state of presence, everything can be integrated with it. Prima di tutto, uno deve capire che noi ci abbiamo corpo, la voce, la mente. First of all, we have to remember that we exist as have body, voice and mind. Che caratteristico ci abbiamo sul livello del corpo, per esempio? So, we have to remember what characteristics we have at the level of body. Di solito è quello che si dice, noi il corpo è, camminiamo, sediamo, facciamo tipo come mangiare e dormire quattro momenti, quelli tipi di movimento. So at the level of body we have the kind of movement that we have when we're eating, we're sleeping, we're sitting and we're walking, those four moments. Anche ci abbiamo il nostro aspetto del movimento eccetera, positivo e negativo. And we have our positive and negative aspects of movement. Ci abbiamo anche molte cose neutrali. And then again we have many neutral things. Nostra idea positiva sarebbe fare qualche cosa spirituale. Our idea of what's positive would be doing something spiritual. Magari uno è seduto qualche minuto in posizione del lotto, schiena diretta. We may imagine something positive as being, say, sitting for a minute in the lotus posture with a very straight back. O è qualcuno che fa tipo come movimento delle yantra con la respirazione. Or perhaps you might think of it as somebody breathing, doing yantra yoga movement with breathing. O qualcuno che è molto impressionato del mondo e che fa postrazione, tanta postrazione, e magari pure fa salire da solo. Or one might think that doing nundra is extremely positive action, especially if you're getting up yourself rather than using the springboard device. Cioè queste cose vuol dire proprio movimento del corpo, considerato positivo. So this in relation to movement of the body is what we might consider as being good. E poi ci abbiamo neutrale, tanti movimenti. And then there are many neutral movements. Può essere anche uno che fa una danza. It might be somebody dancing. E può essere anche uno che piace tanto camminare e cammina. Or for somebody who likes walking, it might be some walking. Qualche movimento che fa ginnastica o lavoro. Some sort of gymnastic movement or some kind of work. O può essere anche una cosa peggiore, diciamo, è considerato negativo, magari uno va a menare qualcuno, per esempio. Or as far as negative movement is concerned, punching people on the nose might be considered like that. Insomma, questi sono concrete che ci abbiamo. But these are the concrete things that we have as our level of body. Allora, uno è, essendo consapevolezza, e questi movimenti del corpo, qualsiasi cosa, non è che adesso deve fare selezione quale è meglio e quale è peggio. But now, as far as real awareness of our level of body is concerned, it's not as if that we have to start selecting out the good from the bad. Ma è il principio che deve integrare. The principle is that you have to integrate. Nostri movimenti del corpo, magari, che di solito presenta più positivo o negativo o neutrale, quello dipende dalla nostra consapevolezza. Because that which presents itself to us as apparently good, bad or neutral is truly dependent on our awareness. Quindi questa è tutta un'altra parte. And that's a whole other level of approaching things. Ma il principio adesso quello che deve fare fondamentale è integrare, proprio è stato della contemplazione con questo movimento. So the principle is here that you, in the Chopa, you have to integrate your state of contemplation with whatever action or movement you're carrying out. Se noi ci abbiamo
abitudine, tipo come stare nella posizione del loto. Supposing we have such an attitude as always staying in the lotus posture. Che abbiamo fatto così con una posizione del quello che si dice Vairocana, con questo è qualche tipo di meditazione. Suppose we've always done the position of Vairocana and in that we've carried out practice of meditation. Abbiamo fatto controllando il corpo così, magari la mente sta visualizzando qualche cosa. So with that controlled position of the body, the mind has been engaged in a visualization. Adesso invece di visualizzare e si integra questo presente del corpo con posizione, ma il resto nostro è presente, la chiarezza, qualsiasi cosa integra con contemplazione. But now, instead of visualizing something, one integrates one's mind, that's to say one's presence and one's clarity, into contemplation. Dopo di questo poi ci abbiamo corpo e movimento. After that, there's the possibilities of movement of the body. Allora ci troviamo un tipo come movimento del prostrazione o tipo come yantra. Then supposing we're doing the kind of movement such as prostrations or yantra. Noi ci abbiamo già un'abitudine del nostro di visualizzare qualche cosa. We've already got the habit of visualizing something. Deve ricordare, visualizzare significa lavorare della mente. But you should remember that visualizing means working with the mind. Adesso stiamo parlando, non è più la via e la mente, ma è il stato della ripa. Now, we're not any longer speaking, you must remember, about the path as being the path of the mind, the reasoning mind, but we're speaking about the path of the state of Rigpa. Al posto di questo è tutto immaginazione, visualizzazione, che si trova nel questo stato della contemplazione. So now, instead of all that that visualization or concentration, one finds oneself in the state of contemplation or the state of Rigpa. Così si integra con questo movimento con la presenza dello stato della contemplazione. So one integrates whatever movement one's doing with the state of contemplation. In pratica vuol dire fare prostrazione non pensando lì c'è da Buddha, Dharma, Sangha, Guru, Deva, Dakini, tutti, io sto facendo con tutti i miei parenti, essere tutti insieme in prostrazione. So practically speaking, this means that whilst I'm doing prostrations in the way I'm now speaking of, I'm integrating my prostration with the state of contemplation which I have, instead of thinking of myself as being present prostrating to all the illuminated beings together with all my relatives and all the beings of the six realms making prostration together. Ma piuttosto trovando nel questo stato del contemplazione e fa questo, svolge questo movimento. So what I'm doing now instead is to carry out my prostration, integrating it with the state of Rigpa, or contemplation. Vuol dire è come si muove, movimento è che integriamo. So that's how one integrates movement. Come tipo come prostrazione, questo genere molto più facile perché è legato già con una visualizzazione. So it's much easier to carry out this kind of integration with something like prostrations, because you already have visualization, you've already used visualization previously for that. E poi integra con altri movimenti. Altri movimenti sarebbe un magari c'è idea di andare alla cucina per prendere un caffè che cammina, però è cammina con contemplazione. So then afterwards one can link one's contemplation and integrate it with other kinds of movement. For example, if you get the idea of walking into the kitchen to prepare yourself a nice cup of coffee, you can walk in the state of contemplation. Vuol dire, noi siamo abituati a contemplare sempre seduto così. Say we're always got the habit of sitting in contemplation in a really fixed posture. Allora, con questa presenza del contemplazione, magari comincia a muovere un pochettino. Maybe then once you have this presence of contemplation in that fixed position, you should try moving a bit. Invece di fissare sempre un punto, e guarda a destra e a sinistra. Instead of always fixing on one point in that contemplation, look left, look right. Ecco, questo vuol dire che muove e svolge il movimento. That means you're moving, you're carrying out a movement. E poi ci abbiamo con la anche la voce. Then we have also the aspect of voice. E voce più facile sarebbe, noi abbiamo già allenato, siamo abbastanza diventato
familiare del tipo come canto della Vajra. And then with regard to voice, perhaps what's easiest to integrate with is something which we've trained a good deal with, such as the song of the Vajra. Questo non deve essere sempre il canto della Vajra, è una cosa sacra. But it doesn't have to be that you are always integrating with something like the song of the Vajra or sacred chant. Ma è un canto nazionale, è un folklore, qualsiasi cosa. Si canta e che si integra. But maybe you could also try integrating with some folk song or even with your national anthem. Se qualcuno non fa fastidio e magari grida, urla e parla, e tutto è quello che è possibile e che integra. If it's not bothering anybody else, yes, you should try to integrate whilst shouting, laughing, doing whatever comes. Così piano piano, se riesce a integrare, magari c'è modo di integrare, allora è quando parlando. So then if you can succeed in integrating like that, maybe then you could also succeed in integrating whilst you're talking. Un certo momento uno riesce pienamente e presente nello stato della contemplazione anche che facendo un discorso. Possibile. And then it might also become possible that you could remain perfectly in the state of contemplation whilst giving a lecture, a speech, or a conversation. Ecco, tutto il nostro aspetto, belli, brutti, che c'è modo di integrare, entrare nel questo. So then you can reach a point where all one's aspects, whether beautiful, whether good or bad or neutral, beautiful or ugly, can be integrated. E poi ci abbiamo la mente. Then we have our mind. La mente, invece di un tipo come visualizzazione complicato, magari più presente nel questo stato della presenza, tipo come fanno nell'Anu Yoga, presente della manifestazione. Then, instead of having to carry out a visualization, one might be able to approach this in the Anu Yoga style we've spoken about, just through one's sheer presence one can enter into a manifestation. Questo è il principio, quello che si dice nell'insegnamento Dzogchen, che è la via dell'autoliberazione. And this is the principle of what's called in Dzogchen the path of self-liberation. Quando uno non ce l'ha capacità sufficiente dall'inizio, e si allena, si sviluppa, e con, si dice, chiedor si dice. When one doesn't have sufficient capacity at the beginning, one trains through what's called Shedro. Shedro vuol dire come forse è necessario avere una specie di spinta o aiuto per una presenza su questo. Shedro means that you might not have sufficient capacity, and so you're going to need a kind of push or helping hand to develop that presence. Per esempio, se io nel mio occhio vedo un oggetto, supposing with my eyes I see something, allora non entrando particolarmente seguendo dietro un giudizio, then not entering into or following in or following a mental judgment, quel momento è porta alla presenza proprio, e questa, attraverso questa presenza si scioglie da solo. In that moment, staying in that moment brings a kind of presence, and through that presence, whatever it is, dissolves of itself. Qualsiasi cosa che esiste un specie di tempo che passa uno per uno, che si tempo e scatta, ma momento scattando tempo e stesso anche c'è questa presenza e che si scioglie tutto. So, time appears to go by in a moment-to-moment way of one thing succeeding another, but one could also enter into this presence in which any kind of division of moment-to-moment is dissolving of itself. Ecco, questo è, si dice Cedro. Cedro è esempio, è dato come rugiardo che si trova sull'erba la mattina presto, allora appena sorge il sole, quando c'è questo contatto, momento che c'è contatto della luce del sole, e si scioglie da solo. The example that's given to explain this capacity of self-liberation, which is called Shedro, is of a bead or droplet of dew which is on a blade of grass, and the sun rises and its rays touch the bead, and the bead dissolves of itself. Tutta questa rugiada è parte del tipo simbolo come della chiarezza, qualsiasi cosa presente. The dew is a symbol of the clarity
which arises with whatever is present. Come si viene a contatto con i raggi del sole e rappresenta nostra presenza. It's coming into contact with the rays of the sun represents our presence. Ecco, questo è, si dice, Gedro, modo di avere questa autoliberazione al uno e che è meno capace, almeno è così si libera. So the lower capacity of self-liberation is called Shedro, and this example explains it. E quando uno ce l'ha un pochettino più capacità sviluppato, allora si dice Shedro, si dice. But when one has developed one's capacity a little more, then there is a level called Shedro. Shedro vuol dire è qualunque cosa, quello che sorge nella mente oppure c'è contatto con i nostri oggetti. Momento sorge e quel stesso è il momento che si libera. What Shedro means is that whatever arises in our mind or whatever arises to us through the contact of our senses with its object, in the very moment of its arising it liberates of itself. Che non è necessariamente deve avere un richiamo e un'attenzione o la presenza. So in this case you don't need any little push or any kind of recalling or reminder of presence. Ecco, questo è dato esempio come neve che cade nel mare. The example given to illustrate this capacity is like snow falling into the sea. Quando neve appena ha avuto contatto col mare e si libera, che non c'è niente da come soggetto oggetto da funzionare, fare qualche cosa. As soon as the snow touches the sea, it dissolves. There isn't any kind of subject and object here, which one of which dissolves the other. Vuol dire il momento quando si sorge, istante si libera, quasi stesso momento, stesso tempo. So practically in the same moment that it arises, in that very same moment it self liberates. E quando uno ce l'ha più capacità ancora dell'integrazione sufficiente, allora vengono, si dice round road, vuol dire autoliberazione. Then when one has a higher capacity of self-liberation again, there comes about what is called randro, and that means really a self or automatic of itself liberating. Stesso quello che sorge è quella stessa è rappresenta libera. Then the very arising itself is very liberation itself. Qualunque con forza e con la chiarezza quello che sorge è integrato dal principio e con questa prendendo dello stato del riparo. Then the arising itself is integrated right as it arises with the state of Rigpa. Si dice esempio, come si dice, come un nodo del serpente, si dice. And the example given to illustrate this capacity is like the knots in a snake's body unraveling of themselves. Un serpente e sembra che ha fatto un nodo complicato, però è fatto da sé, scioglie da sé. A snake may seem to be tied up in a very complicated knot, but the snake tied the knot itself and can untie itself. Non c'è nulla come due cose, dualista. There's nothing dualistic there, there's no two things. Ecco, questo è quello che si dice, vero autoliberazione. And this is really true self-liberation. Allora, vuol dire il nostro concetto, i nostri problemi, idea, passione, qualsiasi quello che si sorge non rimane qualche cosa da combattere o da superare. So then our concepts, our ideas, our problems don't remain anything for us to struggle with or to overcome. Ma nel questa emergenza è tutto si libera perché proprio trova nell'integrazione. And then everything that arises self-liberates because one finds oneself and it is arising in a state of integration. Ecco, quindi anche si tratta del nostro pensiero, quello che vengono nella mente, qualsiasi cosa si può trovare perfettamente nell'integrazione, nello stato della contemplazione. Then any kind of thought, anything that arises in the mind will perfectly well be integrated with contemplation. Molte persone magari dicono, ma è come possibile, dice, io posso trovare nello stato della contemplazione quando faccio lavoro, io devo pensare, ce ne sono tante cose da fare e da ragionare. Some people may say,
How on earth am I expected? How can I find myself in contemplation when I'm working? I've got so many things to work on, so many concepts, so much reasoning to enter into. Questo è il principio che dimostra e non ha capito lo stato della ripaia al di là della mente. What that kind of attitude means is that one hasn't understood that the state of Rigpa is beyond the mind. E la mente è quella che si ragiona e si trova sul livello relativo. The mind, that which reasons and judges, is something at the relative level. Lo stato della contemplazione, lo stato primordiale, è quello che si chiama Dzogchen, grande perfezionamento. The state of contemplation, the state of Rigpa, is called Dzogchen, great perfection. Lì esiste tutti possibilità, tutti dimensioni del corpo, la voce, la mente. And in that great perfection, all of our aspects of body, voice and mind can be found and find themselves. Ecco quando uno si manifesta al fine del stato della sua qualificazione, allora si dice possiede tutta la saggezza della qualità e quantità, vuol dire questo. So then when one finds oneself in this self-perfected state with all its inherent qualities manifesting, it's said that you have the wisdoms both of quantity and of quality. Quantità vuol dire, per esempio, se esiste 100 esseri diversi, per esempio, o 1000 esseri. Quantity means if 100 or maybe 1000 beings exist in relation to you. La conoscenza è per della capacità della conoscenza della mente, cosa pensano questi esseri. Un attimo può avere capacità di tutto insieme, per esempio. What this quantity means that in relation to those 100 or 1000 beings, one can oneself have perfect knowledge of what each one of them is thinking in their minds. Qualità vuol dire che non dipenda al tempo e al limite del nostro cosa materiale. Quality, wisdom of quality, means it doesn't depend, this wisdom, on our material dimension or our concept. E uno può avere la capacità di tutte le cose anche nel stesso tempo. One can have all these capacities all in the same moment. Quindi vuol dire al di là del tempo, al di là della misura e delle limiti. So that means it's beyond time, beyond measure, beyond limit. Noi ci troviamo tutto nella nostra logica e noi siamo bloccati con questo tutto limiti. We find ourselves caught up and blocked all the time in our logical conceptions. Noi non ci conosciamo, solo intellettuale, e ci conosciamo quello che si dice al di là lo stato del ripa, ma la verità è tutto è un'altra cosa. So we only have this kind of logical reasoned knowledge about this state of Rigpa which is beyond, but really the state of Rigpa is a whole other thing. Quindi noi non comprendiamo è veramente finalmente. So we can't understand it easily. E quando certe cose quando si parla allora ci troviamo per noi tutte contraddizioni. And so when we hear of certain things, just hearing about them, they seem kind of contradictory of themselves. Perché se noi parliamo ieri, ieri non è più oggi. Oggi non è più ieri. Because for us, with our concepts and our logic, if we talk about yesterday, that's different from today. And then again, today is something conceptually different from tomorrow. Ecco, questo vuol dire il nostro limite del tempo. That is what we mean by our limits of time. Se noi diciamo una distanza, magari parliamo una distanza da qui a Nuova Delhi o parliamo da qui a Giove, un esempio. E due cose molto diverse. So then if we speak about the distance between two different places, such as the difference between New Delhi and the distance between here and Giove. Ma non ci conosciamo al di là del questo, che cosa vuol dire al di là del distanza? We don't understand what is meant by something being beyond distance. Ecco, questo vuol dire, nostra logica che siamo bloccati. And it means that we're blocked at the level of logic. E quando si dice al di là di questi limiti, lo stato della contemplazione, vuol dire vero qualcosa diverso. So when we say that contemplation is beyond such limits, it means that it's something quite different. Ecco perché noi ci troviamo molte cose contraddizioni. So we find many contradictions. Quando parlava
nella storia del Milarepa, per esempio. Then when we look at the story of Milarepa, for c'è example, un famoso studioso della filosofia che si sentiva tanto importante. There was an extremely there was a man who was very skilled in philosophy and felt himself to be very important. Allora lui sentiva molto geloso del Milarepa. And this learned man felt himself to be very jealous of Milarepa. Perché molti andava da Milarepa sulla montagna per visitare, per ricevere insegnamento. Because a whole lot of people were going to visit Milarepa on the mountain to receive teaching. Allora lui ha pensato, ma io sono uno studioso che conosco tutti filosofia, analisi, sa dire, sa parlare, sa fare tutto, e quelli stupidi non vengono da me, e va quello che non capisce niente sulla montagna. Because he thought to himself, I'm a super scholar who understands all these kind of analyses and I understand all of these intellectual things, but these stupid people keep going to Milarepa instead of me. Allora ha pensato, forse è meglio che io vado un giorno, faccio una scappatina da Milarepa e sistemo. So he thought to himself, I better make a little excursion to sort out this Milarepa fellow. Un giorno è andato a visitare Milarepa. So then one day he went off to visit Milarepa. Quando ha visto Milarepa, prima di tutto voleva fare un'elegantissima discussione con Milarepa. So when he arrived there at Milarepa's cave, he wanted right away to get into an elegant debate with Milarepa. Allora, prima cosa ha detto? Questa roccia, dove stava Milarepa, questa roccia è toce o tome, cioè vuol dire una cosa materiale che, come si dice, che ferma qualche cosa, oppure no. So he said, is this rock here toce o tome? That's to say, is it a material object which will stop something that hits up against it, or will it not stop that which hits up against it? Allora, Milarepa sembra tanto stupido, ha detto, no, questo è tome detto, cioè non è materiale che si ferma. So Milarepa, seemingly stupidly, said, no, that rock is something which is tome, it's immaterial. Allora quella ha pensato, ah, vede, questo termine filosofico non capisce. So, since this learned man then thought, since he says rock is non-material, he's really stupid, he doesn't understand philosophical terms. Allora, subito detto, allora tu mi spiega perché questo è che tome. So the learned man said, okay, explain to me why a rock is non-material. Allora, Milarepa ha preso sua mano e messo nella roccia e così come fosse niente. So, e guarda, ha detto. Milarepa stretched out his hand and just passed it straight through the rock, saying, see that? Questo è qualcosa che ha visto, quello che vede davanti due persone comune, e si chiama logica diretta, non c'è tanto da discutere. So, when two people together are seeing this same thing, it means that's direct logic, nothing to argue about. Allora ha detto, ma allora lo spazio che cosa è, tu c'è o tu mi hai detto? So then this learned man asked, now look, okay then, space, is that toce o tome, material or non-material? Chiaro, e di solito si dice che tome non è materiale, che è vuoto. Well, clearly, normally people say that space is empty, it's non-material. E Milarepa ha detto il contrario. But Milarepa said the opposite. Allora dice, ma com'è possibile, ha detto, allora quello studioso, tanto contento. So then the learned fellow was extremely pleased, he thought, now I've got him, how is it possible space is empty, he asked. Ha detto, ti faccio vedere. So Milarepa said, I'll show you. E ha preso un bastone e fatto così e bussava nel spazio e faceva rumore. So he said, I'll show you how space is not empty, not how it's material, he said. So he picked up a stick and began banging on space as if it was a drum. Allora, e lui ha sorpreso e scusato al Milarepa. So then this learned man was very surprised and he said that he was sorry to Milarepa. E ha cominciato a capire qualche cosa. And the learned man began to understand a little. C'è un tipo così la storia nel Milarepa. So there's a story like that in the life of Milarepa. E poi questa è, vuol dire, fa vedere le condizioni, realtà, sia che dice questo vuoto o non vuoto sono stesse cose, non c'è da confermare. So this is a way of demonstrating that
emptiness, or that material and non-material in essence are the same thing. There's nothing to distinguish solo che between noi us. Siamo limitati. Allora, per far vedere Malarepa e Rambe questo limite. So that shows our limits, and Milarepa did this to break our limits. C'è un altro esempio di Milarepa e suo discepolo Rechungpa un giorno camminava. There's another story about Milarepa who was walking once with his disciple Rechungpa. Allora, a un certo momento, camminando sulla strada, cadeva una pioggia e fortissimo. Then when they were walking along the road, at a certain point, they were working together, and an incredibly heavy rain began to fall. Loro due è scappato per qualche posto, per non bagnare troppo. So each of them ran off to a place where they wouldn't get too wet. Quello Rechungpa è arrivato sotto un pezzo di roccia, ma non c'era Milarepa. So Rechungpa arrived under a kind of rock overhang and looked around, but Milarepa wasn't there. E poi aspettato un pochettino e fermato la pioggia. And then he waited a bit and the rain finished. Poi lui chiamava, Mila, dove sta? Cercava. So he called out, Mila, where are you? And he looked for him. E poi a un certo momento ha sentito che Milarepa sta cantando. Then at a certain point he seemed to hear Milarepa singing. Poi ha guardato dappertutto ma non vedeva. So he looked around everywhere but he couldn't see Mila. Un certo momento sembra che Milarepa sta cantando, lì c'era un corno delle iache, qualche parte vicino quella, il suono viene da lì. So then he saw on the ground a yak's horn and the singing seemed to be coming from around there somewhere. Piano piano e guardando ebbene che il suono veniva dal dentro del corno. So he looked around bit by bit and then he found that the singing seemed to be coming from inside the yak's horn. Così piano piano lui ha guardato dentro il corno che Milarepa sedeva nella sua posizione e cantava elegantemente. And then he looked and inside the yak's horn Milarepa was sitting in position singing very elegantly. Milarepa e cantava, dice, condizione, cantava elegantemente. And then he looked, and inside the yak's horn, Milarepa was sitting in position, singing very elegantly. Milarepa cantava, dice, condizione dell'esistenza, al di là delle limiti, e la verità è così, diceva nel canto. So, in his song, Milarepa was singing, the nature of existence is beyond limits, the real nature of existence is like this. E così, Rechungpa è molto sorpreso. Rechungpa was rather surprised. E poi Rechungpa vedeva che Milarepa, dimensione del Milarepa era come normale, ma non è che Milarepa è diventato come un topolino. And the strange thing was that Rechungpa saw that the size of Milarepa was his normal size. Milarepa had not become tiny like a mouse, which would have enabled him to get into a yak's hole. Ma nemmeno è diventato corno delle iache un gigante che è capace di entrare nel Milarepa. But then again, nor could he explain the situation by saying that the yak's horn had got enormous and gigantic enough for Milarepa to get inside it. Questo che cosa vuol dire? Per noi è impossibile. What does this mean? For us, such a thing is quite impossible. Cioè, questo vuol dire contraddizione per noi. So that's to us, this is something quite contradictory. Allora dice, Milarepa non cresce, Milarepa non diventa piccolo, corno non diventa grande, ma tutto due trova normalmente. Ecco, questo è quello che si dice, condizione al di là del rambe del nostro limiti. So then if you say, well, Milarepa didn't get smaller, the yak's horn didn't get bigger, that means that it's something which is beyond, and so it'll break our limits. Ce ne sono tanti questi tipi di spiegazione, anche esiste nel sutra buddhisti, per esempio, della qualificazione della saggezza. There are many explanations also in the Buddhist sutras of the qualities of wisdom. Ecco, questo vuol dire proprio che esiste nel stato della contemplazione, esiste tutte possibilità. And so what this goes to show is that in the state of contemplation,
in integration there anything is possible. Che è al di là delle nostre limiti, delle nostre capacità di sensi e della mente. And that thus it is beyond our limits and beyond the capacities of our senses. Quindi non deve pensare un praticante capace di integrare totalmente tutta la sua esistenza, e non vuol dire che sembri con la distrazione, come forse diventa due cose. Adesso è presente dello stato del ripa, adesso la mente, adesso è presente, adesso lo stato del mente. Ripa, non è così. But you shouldn't think that when a practitioner finds him or herself in contemplation that there are kind of two things going on all the time, that there's the presence and that there's the state of rigpa and the presence, and then there is what's manifesting and so on, kind of alternating. Ecco, così è quello che si dice anche nel sutra buddhisti, che parla delle due verità, verità assoluta. Adesso siamo nel contemplazione verità assoluta, adesso siamo diventato normale samsara, e tutto applicando normalmente. Then again, when they speak in the Buddhist sutras of the absolute and relative truth, you shouldn't think that when we're contemplating we suddenly find ourselves in the absolute, and when we're doing ordinary things we're in the relative, we're in samsara. Questo succede perché? Perché non c'è là principio della conoscenza dello stato della ripa, non c'è modo di integrare. And what this means is that one doesn't have knowledge of the state of rigpa, and one doesn't understand. One doesn't have the state of integration. Quando c'è là questa conoscenza, allora si chiama Dzogchen. When one has that state of knowledge, that is called Dzogchen. Ecco, allora c'è modo di integrare tutto, e che si trova grande perfezionamento. Ecco perché si dice Dzogchen. Then there is a way of integrating, then everything is this great perfection, and that's why it's called Dzogchen. Quindi un praticante del Dzogchen, come suo indirizzo, e cerca di trovare nel questo integrazione, nel stato dell'integrazione, quello che si dice allora grande contemplazione. So then the destination of a Dzogchen practitioner is to find themselves in this state, and when one finds oneself in that state of complete integration, that is called the great contemplation. O si dice qualche volta grande tun, si dice. Or it's also called great tun. Or vero, session. Noi quando abbiamo questa pratica e si dice tun, vuol dire ci troviamo nel tipo come pratica visualizzazione, eccetera, attraverso questo porta nel contemplazione, un certo momento pensa, ecco, abbiamo finito adesso la pratica, vuol dire che è finito un tun. So, this great tun is a bit different from what we have with our tun when we practice with the book, which is called the tun book, because in that kind of session or tun, one is practicing, one is beginning a practice, entering into the transformation, entering contemplation through that, and then at a certain point the tun is finished. Ecco, qualsiasi cosa nostro aspetto, l'esistenza, entra nel un tun, quello che si chiama il grande tun, del stato della contemplazione. But what we call a great tun is when the whole of our existence, without limit, without stopping at all, enters into contemplation. That's great contemplation. Quando uno fa un pratica del tun, finisce tun, allora si dice dopo tun, si dice tun san, si dice. So when one does a tun, a limited tun, stops it, then one calls that which comes after it tun san. Uguale come nel sutra buddhista, quello che si dice nyamja, meditazione, dopo di questo jetop, poi uno che rimane una vita normale. And that's the same as namjal and jeto, which is spoken about in the sutra teachings, which is meditation and post-meditation, one's normal life coming afterwards. E quando non c'è questi tun san, limiti, allora si dice grande tun. So when there isn't this tun san, when there isn't a limitedness to one's tun, then one speaks about the great tun. Nel quel libro che ho spiegato qualche volta, c'è un libro molto importante che è scritto dal Nupchen Sangya Yeshe, quello che si dice Santen Miden, la luce della meditazione dell'occhio. There's a book by Nupchen Sangya Yeshe which is called the light of the eye.
lui ha chiamato qualche volta lo stato della contemplazione del Dzogchen, dando molti nomi. Uno di questi nomi dice Santé Nyayin Kolo, dice. Cioè vuol dire lo stato della contemplazione, la ruota di dormire. Then he gave many names to contemplation, including one which means the state of contemplation, which is the wheel of sleeping. Ecco, che cosa vuol dire questo? Perché di solito quando si dice meditare, contemplare, subito intende che uno è molto presente, risveglio e che è seduto magari con tutto controllato posizione. What does this mean? Generally, when we think of contemplation, we think of somebody sitting in a controlled position in an extremely wakeful state. Se uno è dormito su un letto comodatamente, sdraiato, tutto è rilassato, non si intende tanto contemplazione. And usually, if somebody is kind of asleep comfortably or lying down, we don't think of that as contemplation. Ma se uno ce l'ha questa capacità vera che si trova nell'integrazione, vuol dire anche si può dormire tranquillo. But if one really and truly has this state of integration, then one can perfectly well sleep in a complete contemplation. Uno è che dorme sul letto tranquillo oppure con posizione del Vairocana tutto controllato, sono stessa cosa. In such a case, whether one's sleeping calmly in one's bed or whether one's sitting in the position of Vairocana, it's just the same thing. Ecco, questo vuol dire, è vero, allora è entrato tutto nostro l'esistenza nel contemplazione. What that means is that one's whole existence has entered into contemplation. Ma quello non basta, solo che noi intendiamo, magari pensa, ma allora è tutto uguale, allora è tranquillo, me ne dormo. But it's not enough for us to just listen to this and then think to ourselves, sounds good, now I'm going to go off and have a good sleep. Tutto distrattamente, non integra per niente, non vuol dire contemplazione. Because if we just pop off for 40 winks distractedly, that doesn't mean contemplation. Quindi non deve confondere con questo. So you shouldn't confuse it with that. Finché che ce l'ha questa capacità, che si fa? Until one has such a capacity of integration, what should one do? Allora parla della consapevolezza. Then we speak about awareness. E soprattutto parla della presenza di questa consapevolezza. And above all, we speak about this awareness having to be present. Presenza della consapevolezza, e di solito uno cerca di essere consapevole, cerca di essere presente, è diverso dallo stato della contemplazione. Generally speaking, if we talk about being aware and having presence, that's different from the state of contemplation. Stato della contemplazione è lo stato della ripa e non è qualcosa da fare o da costruire. Because the state of contemplation or the state of Rigpa does not involve somebody having to do something or anything. Una conoscenza della condizione è la presente, la sua presenza. It's a lived knowledge of a state and a presence. Ma nel avere questa possibilità per sviluppare questo, di solito, allora, mentalmente anche cerca di essere presente, non distratto. But in order to arrive at that state of contemplation without effort, one tries with effort to be present and not to be distracted. Anche allena di essere presente. So thus one is training to be present. Di solito quando è distratto, allora succedono tante cose. If we're distracted, generally all kinds of things can happen. Uno è che camminando magari batte la testa una volta, seconda volta pure batte, terza volta, quarta volta, e si chiama distrazione. If one's walking along and one bumps one's head on something, then walking by again, you bump it a second time, then walking back again, you bump it a third time, this surely means distraction. Quando porta qualche cosa nel mano e perde, cade e scivola, anche queste cose succedono perché è distrazione. And if you're carrying something and it slips out of your fingers, you drop it, distraction.
quando uno taglia una cosa per cucinare, per esempio, invece di tagliare patate, frutta, non so, verdura, taglia un dito, un esempio. Or say you're in the kitchen at your chopping block with your kitchen knife, instead of cutting the vegetables, the fruit or whatever it is, whoops, there goes your finger. Tanti tipi così succedono attraverso distrazione. A lot of different things can happen through distraction. Quando uno guida se stesso, non vuole essere distratto, che almeno per esempio dice, ecco, un minuto per esempio non vuole distrarre, tutto procede le cose e con la consapevolezza presente. So you can kind of set up a little experiment for yourself saying, well look, just for one single minute I'm going to try and do everything now in complete presence without becoming distracted. E così per esempio io penso, ecco, adesso vado al cucina per prendere un bicchiere di acqua. So you could think to yourself, now I'm going to get up, I'm going to go into the kitchen and get myself a glass of water. E lavora un pochettino con la mente. Ecco, adesso io vado a prendere acqua finché che è ritornato qua e non vuole essere distratto. And you can do a bit of mental work there to prepare yourself. Then you're right, now I'm going to get up and I'm going to go into the kitchen, get that glass of water. And for the time it takes to get the water and come back here, I will not become distracted. E mi alzo e cammina con tutta la presenza e mette acqua e porta finché che è arrivato qua e cerca di non distrarre. So I can get up, I can go in the kitchen, I can get the glass of water, I can carry it back here and I can remain present without distraction. E molte persone quando parlano del così, lavorare un pochettino con la mente, questo genere del presente, allora pensano come forse deve bloccare la mente su solo un pensiero. Non vuol dire questo. Many people when they hear about this kind of maintaining of presence of awareness think that what's involved is blocking the mind in some way or holding the mind to one single thought. Ma io posso avere, mentre andando a prendere un bicchiere di acqua, che ne so, magari mezzo e anche viene un'altra idea per svolgere una cosa urgente. But on the way to get that glass of water, many things could come into my mind, many thoughts, and who knows, something urgent may turn up while I'm on the way there. Un esempio, se io sto andando a prendere acqua, che non volevo distrarre, proprio il mio principio. Supposing I'm really working on this principle of going to get the water without becoming distracted. Quando camminando due passi e suona il telefono. I get a couple of paces over towards the kitchen and there goes the telephone. Io non mica fa finta di niente perché non vuole distrarre. I can't just pretend the phone isn't ringing because I don't want to be distracted whilst I get a glass of water and sit down again. Ha subito dimenticato questo. Ecco, sta telefonando e allora è distratto sul telefono. So, but on the other hand, I shouldn't just forget all about what I'm doing and get into complete distraction, rushing to the phone. Ma non deve distrarre. Ecco, con quel momento anche c'è spazio per il telefono. Ecco. Anche con consapevolezza presenta, vado dal telefono. So, without becoming distracted, naturally there's space for everything, also the telephone. I can turn and I can go non-distractedly to answer the phone. Magari qualcuno che mi sta parlando, o piacevole, o una cosa noiosa, oppure che mi fa nervosire o tragico. We don't know who may be on the phone, whether it's somebody who's going to have a pleasant conversation or an unpleasant conversation, or whether there's going to be some whole tragic tale, I'm told, which is going to get me really agitated. Cerca di essere consapevole, presente, questa anche, finisce questo telefonato. So one then tries to remain present without becoming distracted until the phone call is ended. Sicuramente se è presente non è lì, lascia il bicchiere lì che va fuori. But certainly, if I'm really present, I won't just leave the glass of water there and go out. Allora, se uno in quel momento ha lasciato il bicchiere lì, è andata un'altra cosa da fare. Dopo scopri il bicchiere e trovato vicino al telefono, dici, ma perché chi ha messo? Allora, questo vuol dire distrazione. Because if you finished your phone call and you turn around and find this glass of water somewhere and you say, where did that glass of water come from? Who put that there? Ecco, tipo, means you're distracted. Ecco, non è tipo così che compie tutto per finire questo quello che sta facendo. But what presence without distraction means is that one completes everything which one was doing with that
presence and non-distraction. Importante che noi dobbiamo capire un pochettino qualche esempio per avere questa idea della presenza. So perhaps we need a few examples to give us an idea of what we mean by this presence. Noi già ci abbiamo qualche esperienza, tipo come scrivere, per esempio. We already have some experience, say, writing things down. Chi è abituato, abbastanza allenato, è capace di scrivere anche parlando con le altre persone. Somebody who's fairly capable and competent at writing can even manage to write whilst holding a conversation. O qualcuno riesce a scrivere con la macchina e anche guardando destra e sinistra. Some people can actually type whilst looking to the left and right. Qualcuno è capace di guidare la macchina anche chiacchierando e vedendo panorama. Some people can drive along in their car whilst chattering away and looking at the whole view. Cioè, questo vuol dire ci abbiamo parzialmente presenza di qualche cosa, limitatamente. That means that we have at least got a kind of partial, limited kind of presence. Così, noi cerchiamo di avere più possibile nella circostanza, a qualsiasi momento. So then we should try to have as much as possible presence in whatever situation or moment. Questo vuol dire che stiamo lavorando con la mente, mente spingendo per avere la presenza. What this means is that we're working with the mind. We're giving the mind, the mind is giving itself a little push in order to maintain presence. Se siamo abbastanza integrati questo genere della presenza nella vita. If we're fairly well trained and used to that kind of presence in life. Allora quello stesso diventa uno circostanza molto importante per sviluppare contemplazione. Then that becomes, then having that kind of training in actual life becomes a very important means or cause for us having contemplation. È molto semplice questa cosa per applicare questo genere. It's very simple to apply that kind of thing. È molto importante anche sia per la vita uno per vivere sia per sviluppare anche contemplazione. And it's very important both for one's life and for developing contemplation. Che noi ci abbiamo sempre ogni giorno e muoviamo e facciamo qualche cosa. Because every day we move about, we have things to do. Qualsiasi momento circostante che stiamo funzionando con corpo, la voce, la mente, allora cerca di essere consapevole e presente. So in whatever it is we're doing with body, voice and mind, we can try to be present and not distracted. Se uno è così semplice e pratica, perché non fa veramente? And since this is such a simple practice, why on earth don't we do it? Non è che è detto che deve andare nel tempio, seduto, fare respirazione, qualche cosa tanto complicato. Nobody said you had to go into the some sort of shrine room, sit down there, do a complicated practice, do breathing or something. E se si tratta di qualche cosa così complicato, magari non si può fare in mezzo alla gente. If it's a matter of some kind of complicated practice like that, then maybe you can't do it in front of others. Se si tratta di qualcosa che deve mostrare e fare qualche cosa, allora diventa tutto complicato. Because if it's something that's kind of visibly demonstrable or as different in some way, you can't do it. Questa cosa che è integrato proprio nella nostra vita. But this, what we're talking about, this presence without distraction, is something that can be integrated into nemmeno our life. Nemmeno deve dire a qualcuno, vedi che io sto allenando di non distrarre. And of course it's not necessary to go around telling people, look, I'm training to be non-distracted. Che quello non se ne interessa proprio. Because what interest is, why should that interest them? Se tu non dici niente, anche quello nemmeno accorge che tu stai facendo questa pratica. If you say nothing about it, they won't even notice you're doing this practice. Si può fare qualunque posto, qualunque momento. One can do it in any place, at any time. Quindi una cosa è molto importante. Questi sono modo per integrare nella pratica nella vita importantissimo. So it's very important and it's very useful way of integrating one's practice into one's life. Poi deve ricordare quello che si dice consapevolezza vuol dire che sa le cose è molto utile per sviluppare anche nostra conoscenza. So what we mean by awareness is something very useful for developing our state of knowledge. E quindi questa deve guidare quale presenza, altrimenti consapevolezza non funziona. But you have to guide this awareness with presence, otherwise our awareness doesn't function. Di solito molti parlano consapevolezza, importanza del consapevolezza. Many people talk about awareness and the importance of awareness. Cioè consapevolezza, poche parole. Come essenziale e vuol dire che sa questo che cosa vuol dire e che si tratta.
few words are enough to show that one knows what awareness is about. Praticamente vuol dire solo una specie di conoscenza. Practically speaking, it's a kind of state of knowledge. Ma la conoscenza deve essere sempre guidata con una presenza, altrimenti diventa solo una cosa intellettuale. But this state of knowledge must be something governed with presence, otherwise it just becomes something intellectual. Come diciamo sempre, esempio, uguale come che si trova davanti una persona è facile distrazione e che si trova un bicchiere di veleno. And there's the famous story about somebody who's sitting with in front of them a cup of poison. Si dice, cosa vi volete? Vuol dire, quell'uomo che sa dentro questo bicchiere c'è un veleno, se prende veleno, conseguenza è che si può morire. So when we talk about awareness, we can say, well look, this person is aware that in that cup is poison. If you drink that poison, you can die. Ce l'ha questa conoscenza a quell'individuo. So what we're saying is the individual knows that it's poisonous and it kills. Ma non risolve solo con questo, ma quell'individuo deve avere la presenza di questa consapevolezza. But just knowing it's poison and it kills isn't enough. That knowledge must be present. E questa è presenza e continua, allora lui può superare da questo problema. Then as long as the presence is there, then he can overcome the problem of sitting there with a glass of poison perché, in front of him. Perché possiede consapevolezza? And that means he possesses awareness. Ma se manca questa, è presenza magari chiacchierando, distrando su qualche cosa, con qualche concetto, allora magari è bene pure. But if that awareness isn't present, then even knowing that it's poison, he could be distracted by some concept or by some conversation, and even knowing about it, that it's poison, drink it and die. Ecco, momento che distrazione bevuta, appena bevuto, magari ricorda con sua consapevolezza, oh, che ho fatto? So then, distractedly he drinks it. As soon as he's drunk it, with his awareness, he thinks, what on earth have I done? Non serve niente dire che cosa ho fatto. What's the use of saying what have I done? Perché tanto è muore fra poco. Because he's gonna drop dead in a minute. Muore così con consapevolezza. He's gonna die with his awareness. Massimo che si può fare nel cimitero, mette un catero e dice, signor questo è morto con consapevolezza. The most you can do for such an individual is to put up a little sign over his grave saying, here lies Mr. So-and-so who died with awareness. Allora, chi è morto senza consapevolezza, lui si sente un po' più elevato. And the one who died without awareness is going to feel a bit superior. That's it. I've got these 17 photocopies. I haven't collated them yet, but anyone who wants them, if you come along, you know, a bit early before the writer, I have them ready. How much do they cost? £1.50, I think. I'm Well, I have some Garuda photographs here. Garuda.